Ciao ragazzi, ci siamo. Eccolo qua. Scatoletta come sempre super fina ma anche super pesante. Questa qui è la nuova confezione di quest'anno del nuovo iPhone 14 Pro Max in colorazione nera 128 GB, che è il modello che ho preso io. L'unica differenza dall'anno scorso è che quest'anno è bianca anche la confezione dei Pro. Onestamente non so perché, a me piaceva di più nera, faceva più effetto Pro. Però vabbè, quest'anno Apple ha voluto risparmiare anche sul colore nero delle confezioni. L'ho preso nero invece che viola quest'anno perché onestamente non mi faceva propriamente impazzire, anzi, quindi ho visto che il nero quest'anno era veramente nero, ero indecisissimo tra lui e il silver fino all'ultimo, ma alla fine ho preso il nero visto che è nuovo, è un colore nuovo che non ho mai avuto in realtà su un iPhone, forse solo sul 6S. Quindi ora ci spostiamo all'altra inquadratura e vi mostro l'unboxing. Oh ragazzi, eccoci qua con la confezione di quest'anno. Direi di andare a togliere subito le due linguette, quindi non c'è più ovviamente come l'anno scorso la pellicola fuori. Una e due. Bene, momento catartico. Sono veramente curioso di vedere questo nuovo nero perché secondo me è veramente bello. Andiamo ad aprire. Eccolo qua. No ragazzi, è bellissimo. È veramente stupendo questo nuovo nero. Wow. Spero di riuscire a farvelo vedere con i riflessi e tutto quanto. Secondo me è veramente spettacolare. Ditemi la vostra sotto nei commenti qual è il vostro colore preferito di tutti questi nuovi iPhone. Per me il nero merita tanto e soprattutto le fotocamere. Le fotocamere ragazzi sono giganti, erano già grandissime quelle dell'anno scorso, quest'anno sono ancora più grosse. Vediamo cosa c'è dentro, ovvero il niente, perché c'è il solito cadetto e le solite istruzioni con un singolo sticker. Ormai anche qui Apple ha fatto l'elemosina. Ma direi ora di andare a togliere la pellicola, che non fa neanche più rumore, perfetto. Quindi ora lo andiamo ad accendere. Ok, si è acceso. In controluce già si vede la Dynamic Island, che è diciamo la novità forse più interessante di questo iPhone. Ma voglio andare subito a provare anche la nuova custodia che ho preso, arancione in pelle, così non si va a rovinare l'iPhone. Eccolo qua. Secondo me è veramente molto 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 carino. E soprattutto se lo trovo, e soprattutto con anche il wallet, che non lo cambio quest'anno perché secondo me anche così questa colorazione ci sta molto bene, sembra un po' Halloween. Ed ecco qua ragazzi, si è acceso l'iPhone. Questa qui è la nuova Dynamic Island, veramente veramente bella. Abbiamo in questo iPhone una nuova fotocamera da 48 megapixel, che è veramente molto interessante secondo me da andare a scoprire. Ma ora vorrei andare a scoprire più che altro questa nuova Dynamic Island, perché se noi andiamo a configurare l'iPhone qui maschile, configura manualmente, poi farò tutto quanto io, italiano, Italia, maschile. Ecco ragazzi, questa è la prima configurazione del Face ID e qui già potremo scoprire un po' come funziona la Dynamic Island. Come vedete, soprattutto qui sul mezzo dove non c'è nessun pixel acceso ma in realtà ci sono dei pixel, compare ovviamente il LED che ci avvisa che stiamo usando la fotocamera. Ma ora se andiamo su continua, inizia, ecco qua, come vedete la Dynamic Island è interattiva più o meno. Quindi ora vado a fare la configurazione, ormai sono un pro. Non usare Face ID, va bene, poi vedrò tutto io. È completato la scansione di Face ID. Guardate quanto sono belle le animazioni della Dynamic Island, secondo me veramente fantastiche. Raga, sono veramente grosse le fotocamere e soprattutto molto belle. Anche il flash è stato ridisegnato, ma questo poi lo vedremo nella mia chiacchierata di questo iPhone tra qualche giorno. Però veramente bello ragazzi, anche questo nero con anche questa custodia arancione, secondo me ci sta veramente bene. Ok ragazzi, ecco qui configurato l'iPhone. Questo ovviamente è anche il nuovo sfondo, ma onestamente quello di questo colore non mi fa impazzire, quindi lo andiamo subito a cambiare, magari con questo qui che è di quello gold, però vabbè, noi lo mettiamo giusto così. Quindi andiamo a provare subito questa Dynamic Island, quindi magari andiamo ad aprire l'app musica. Ora qui non mi troverà nessuna canzone, vediamo. Ok, quindi andiamo a mettere, per esempio, abbassiamo il volume per il copyright, questa canzone qui. Abbiamo fatto partire la canzone, ora se lo andiamo a tirare su, ecco qua che compare sulla Dynamic Island. Secondo me veramente veramente bello. E possiamo andarci ad interagire premendoci sopra, quindi qua possiamo per esempio stoppare la canzone. Ma se mentre stiamo ascoltando una canzone vogliamo mettere per esempio un timer, andiamo sull'app orologio, timer, mettiamo un timer di non lo so quanti minuti, avviamo, e se andiamo a tirare su anche l'applicazione orologio,
Come vedete compare qui e possiamo andare a premere ovviamente qui per stoppare, per riavviare il timer. Veramente veramente bello. Insomma ragazzi, la Dynamic Island è un po' la novità di questo iPhone, non vedo l'ora di provarla più approfonditamente. Sicuramente attualmente la sua, diciamo, disponibilità ce l'hanno solamente nelle app di sistema, quindi nelle app di Apple effettivamente, ma arriveranno tranquilli anche con le applicazioni terze. Per esempio ho visto un'applicazione che poteva mostrare un parziale di una partita di calcio direttamente qua sopra, quindi noi a colpo d'occhio potevamo seguire una partita sulla Dynamic Island. Ci sta anche l'integrazione con mappe, ci sono l'integrazione con tantissime app di sistema e sicuramente arriveranno con app di terze. Ora vorrei anche provare a fare una foto veramente super veloce con la nuova fotocamera da di 48 megapixel, quindi se ora vi faccio una foto al mio iPhone 13 mini e la andiamo a vedere, vediamo il dettaglio se è effettivamente meglio. Beh sì ragazzi, i 48 megapixel devo dire che si notano, poi ovviamente è da provare più approfonditamente, questo non può essere un test ovviamente. Una novità che poi non dicono in tanti è che effettivamente questo schermo ragazzi è molto più luminoso, può raggiungere un picco di 2000 nits, cosa che è praticamente il doppio dell'iPhone 13 Pro Max dello scorso anno, e secondo me anche questo al sole diretto sarà veramente una manna dal cielo. Ma ora andiamo a vedere forse la seconda novità più importante di questo iPhone, ovvero l'Always On Display. Eccolo qui ragazzi come si presenta l'Always On Display, e se noi andiamo a cliccare come vedete si riattiverà. Anche qui sulla Dynamic Island abbiamo il locchetto che avevamo prima, non sulla Dynamic Island, quindi avevamo qui sopra semplicemente, ed ora invece ce l'abbiamo sulla Dynamic Island, quindi non ci occupa spazio, è molto più intuitivo devo dire, e l'Always On Display è super super riattivo, guardate. Poi è bellissimo che lo sfondo diventa così, ora l'iPhone avrà sempre e sempre lo schermo acceso. Veramente fantastico. Quindi ragazzi, questo era l'unboxing di questo iPhone. Ovviamente ci sono tante altre cose da andare a scoprire, ma ve ne parlerò ovviamente nel video dedicato a lui. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere lasciandomi un mi piace ed iscrivendovi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.